Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo video. Ho appena ricevuto un pacchetto creativo dalle bimbi.net. Qui c'è il suo bigliettone da visita. Sì, scusatemi, le mani sono un po' colorate in alcuni punti perché stavo lavorando con degli acrilici che non riesco a pulire, quindi vabbè. Comunque mi è appena arrivato questo ordine creativo che ho fatto dalle bimbi in onore del suo compleanno, o meglio del compleanno del sito lebimbi.net. E c'erano appunto degli sconti che forse sono ancora attivi, non ricordo fino a quando, ma andate a controllare nel sito, c'era il 20% del carrello e ho approfittato, ho preso le cosine che mi servivano e che volevo. In omaggio, insieme ad un pacchettino di caramelle gommose Coca-Cola, grazie Eli, le ho amate tantissimo, tant'è che le ho già mangiate, mi è arrivato anche questo bellissimo mix di glitter olografici verdi acqua che sono bellissimi. Grazie di cuore Eli, davvero grazie, 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 grazie. Elisa di Le Bimbi mette sempre degli omaggini nei suoi ordini ed è sempre fantastica, grazie di cuore, poi mi piacciono da morire, sa che li uso. Ma partiamo a farvi vedere tutta la bellezza delle cosine che ho acquistato. Le vado un attimo a spostare e ve le faccio vedere uno per uno. Elisa ha messo sul sito tantissimi nuovi stickers e cosine sul lucido da poter implementare nella resina. E visto che io voglio continuare collezioni floreali e collezioni della luna, ho preso un po' di cose molto belle. Iniziamo man mano da quelli che escono, iniziamo dai fiori. Ho preso questo qui che non sono stickers, ma al contrario sono proprio da ritagliare, perché sono semplicemente stampate sul lucido. Sono questo set di fiori, non so come si chiamano, credo siano tipo di ciliegio, no, ciliegio non credo, comunque sono giapponesi, penso comunque sia, sono bellissimi, veramente sono qualcosa di eccezionale, cioè guardate questo qua, mi fa impazzire, voglio fare delle composizioni per delle geishe, delle fatine, insomma voglio fare un sacco di cose e devo dirvi la verità, mi sto un po' pentendo di aver preso un solo foglio di questi qui, infatti penso che nel prossimo ordine che farò dalle bimbi ne prenderò tipo due o tre perché li voglio tenere da parte, mi piacciono veramente così tanto che vorrei tanto averne un bel po', visto che comunque di ognuno ce ne sono singoli, vorrei averne un bel po', insomma sono davvero la fine del mondo, mamma mia, guardate quanto sono belli, li adoro. Allora ci sono questi qui, appunto con rami neri e rosso, e sono troppo belli. Poi ho preso questo qui che adesso vi faccio vedere. Stesso principio, sono stampati sul lucido. Sono dei landscape effetto pittura. I landscape sarebbero, oddio, non mi viene il termine in italiano, gli sfondi delle città. Infatti, come vedete, e questi sono in coppia, mi sa, due uguali per ognuno. Vedete, c'è Parigi, qui credo ci sia la Tokyo Tower. Sono veramente bellissimi e anche qui potrebbero essere super carini nella resina per creare degli sfondi a tema proprio, no? Insomma, potrebbero essere molto molto carini e ho pensato che, insomma, di prenderli. Sono troppo 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 belli. Cerco di farveli vedere più da vicino. Stavo mettendo la mano dietro perché li mette meglio a fuoco, ecco. Guardate che belli. Sono troppo 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 belli. Poi quello di Parigi mi fa impazzire perché a fianco alla Torre Eiffel, non so se lo vedete, c'è disegnato la montagna russa per riprendere Disneyland. E lì in fondo c'è anche il castello. No, vabbè, adoro, adoro da morire. Questo piacerà un sacco anche a Federica. Poi ho preso questo qui che è di fiori di ciliegio. Guardate quanto sono belli, oh mio Dio, no, vabbè, non vedo l'ora di farci delle basi. Guardate che belle le lanterne. No, vabbè, io impazziscono troppo, troppo, troppo belli. Guardate qua. Cioè, queste lanterne sono super belle, ma questi poi proprio mi fanno impazzire per quanto sono belli. Davvero bellissimi. Guardate che bello questo. Non vedo l'ora. Guardate qui c'è un passerotto su. No, vabbè. Io veramente non so che dire. Sono uno più bello dell'altro. Vi ripeto, mi pento di averne presi uno per ognuno. Poi ho preso questo set con questi fiori lilla che credo siano di lavanda. Può essere? Credo sia lavanda. Comunque sono bellissime anche queste qui per fare delle creazioni a tema floreali, saranno magnifiche, cioè guardate, poi sembrano veri, quindi non lo so, mamma mia, la cosa più bella del mondo. Mi vedrete inglobare tante tante cose della resina, faremo un sacco di scopriamo. E poi sempre come fiorellini ho preso questi qui invece che sono sempre sul rosso, anche questi qua mi piacciono tantissimo. Un po' meno degli altri, però insomma volevo averne di diversi tipi, quindi andavano benissimo. Poi ho preso altri stickers, o meglio non stickers, ma sempre con lo stesso principio di stampati sul lucido, non so perché mi venga da dire stickers.
tema diversi, con tematiche diverse per l'emigrazione, tema luna e sogni. Allora, ho preso questo qua che, guardate, è praticamente stampato su carta olografica e quindi di conseguenza le cosine che noi andremo a ritagliare sono olografiche, cioè guardate che belle. Queste qui saranno per alcune guardiane dei sogni, saranno un po' legate soprattutto magari all'astrologia, qualcosa del genere, non lo so, però saranno le mie guardiane dei sogni ad usarle, ad averle vicine. E OMG, guardate l'effetto, mio Dio, non vedo l'ora di usarli. Mamma mia, questo orologio mi piace tantissimo. Questo occhio un po' meno inquietante, mentre tutti gli altri devo dire che mi piacciono parecchio, cioè insomma sono molto molto carini. Questo occhio mi piace tantissimo, questo mi ricorda Cardcaptor Sakura tantissimo. Poi, sempre per le mie guardiane dei sogni, questa volta sono stickers, ho preso questo set qui di stickers che non so come farvi vedere meglio di così, perché sono chiusi tipo in questa carta e abbiamo le costellazioni, i simboli, i segni zodiacali, ecco, non mi veniva il termine, qualche stellina. E no vabbè, sono bellissime. E poi c'è tutta questa qui con le fasi lunari, troppo belle anche queste qui. Penso che mi serviranno e potranno, insomma, essere molto molto carine le mie creazioni con queste. Poi invece ne ho preso un altro prettamente per un'altra tipologia di creazioni che faremo insieme nei vari video, insomma forse anche tutorial. E sono questi qui, sempre su foglio olografico. Guardate che belli, sono a tema Disney. C'è Alice, il bianconiglio, Ariel, lo stregatto, libri che volano, Alice che cade, di nuovo Ariel. Guardate che belli, no vabbè, le sorelle di Ariel, questo non ho idea di chi sia, una fatina. Poi c'è Sailor Moon, cioè, oh mio Dio, c'è un unicorno bellissimo, un altro unicorno, gli orologi, altre Alice, streghette, Trilli. Ecco anche la fatina sopra, forse era Trilli, no, soltanto questa qui mi sembra Trilli. E poi insomma ci sono gattini, insomma un sacco di cose troppo belle. Ho pensato che con queste potremmo farci un sacco di creazioni in resina a tema, insomma, e potremmo farle insieme nei vari video. E quindi niente, mi piaceva tantissimo, ho preso questo qui, poi vabbè è olografico quindi ci piace. E questi sono stati tutti gli stickers barra fogli stampati sul lucido che ho preso. Sono un bel po', sicuramente ho tanto tanto da lavorare adesso. Poi ho preso un po' di fiori secchi. Allora, ho preso questi qui e non so se aprendo questa bustina arriviamo già ai fiori. Sì, ok, quindi non posso aprirla per farveli vedere, diciamo che li tengo chiusi. Ho preso questi qui che vanno sul viola e sono bellissimi, mi piacciono veramente tantissimo. Guardate che carini questi e le loro foglie, i loro steli sono molto 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 belli, mi piacciono davvero tanto. Ho preso poi la stessa tipologia ma con questo colore rossastro, alcuni sono rosa, altri sono bianchi, anche questo mi piace veramente tanto tanto tanto. Poi ho preso queste violette che mi piacciono sempre tanto anche qui come tipologia di fiorellini, quindi ho preso questo pacchettino di violette, tra l'altro ce ne sono anche un bel po' dentro, sono davvero contenta dei nuovi fiorellini. E poi ho preso tante altre cosine, tra cui cose che mi servono per montare la nuova collezione della luna, che avrà le catenine in oro rosa. Infatti ho preso un pack da 10 metri di catena oro rosa. Poi ho preso una cosa che mi serviva assolutamente, anellini oro di tutte le misure. Lì si vende proprio queste confezioni, tra l'altro chiuse benissimo, con gli anellini di ogni dimensione, dalla più piccola alla più grande. Siccome io li sto usando anche per fare altre decorazioni sulle creazioni a tema luna, ho pensato di prendere direttamente il pack piuttosto che prendere una bustina di anellini, anche perché non so mai qual è la dimensione poi che mi serve, e almeno così ce li ho tutte. Poi ho preso una confezione di 12 catenine già pronte in bronzo, la mia amata colla B6000 che avevo terminato e ne ho presa una di quelle piccoline perché tanto non ne uso tantissimo. Poi qui ci sono i moschettoni sempre in oro rosa. E le ultime cosine che ho preso sono i gancetti da applicare dietro in oro rosa, anche se sono un po' grandi, almeno li vedo un po' troppo grossi, però vabbè. Poi ho preso di nuovo queste stelline che mi erano piaciute tantissimo in oro, che ho usato tantissimo nella collezione della luna, staccandole una dall'altra perché, cioè, sono tutte unite ma se spingete un po' si staccano tranquillamente una dall'altra, e mi sono piaciute tanto quindi le ho riprese. Poi ho preso questi pianeti perché penso potrebbero starci davvero molto molto bene. E poi ho preso questi micetti, questi gattini in oro, per un'altra collezione che in realtà nascerà a breve,
Lascerà appena mi arriverà un altro ordine, insomma, che ho fatto. Ah, e saranno delle streghe sulle tavole USA. USA, non so come si pronunciano, ma vi ho fatto vedere lo sketch dell'idea, la bozza dell'idea, nel mio Instagram. Se non mi seguite ancora su Instagram, mi trovate come Nina Creation. Vi lascio qui sotto il link al mio Instagram. E, insomma, mi serviranno questi gattini oro che sono veramente super, super belli. Guardate che belli che sono. La sagoma dei gattini è troppo carina. E quindi questo è stato tutto il mio ordine creativo da lebimbie.net, di cui vi lascio il link qui sotto nell'info box. Io ringrazio ancora Elisa per gli omaggini, ma sempre per la sua enorme disponibilità e la sua perfezione in tutto. Fatemi sapere quali sono state le vostre cosine preferite di questi ordini e cosa vorreste vedere prima nei nuovi video. Io vi mando un bacio gigantesco e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao Dinetti!